Tornare ad essere artefici del proprio destino è il principale risultato centrato dal Pescara. I biancazzurri venerdì sera a Verona con una vittoria conquisteranno la salvezza senza dover aspettare gli altri risultati. Non è il finale di campionato che tifosi e società auspicavano, ma per come si erano messe le cose alla vigilia della penultima giornata è comunque un aspetto positivo. Prima del match con Livorno c'era consapevolezza che fare 6 punti poteva non bastare. Invece i gol arrivati in pieno recupero del Cittadella contro il Venezia e del Trapani a Perugia regalano questa chance al Delfino. Si badi bene, la situazione resta estremamente complessa perché violare il Bentegodi sarà comunque un'impresa, un po' perché il Chievo sta chiudendo bene il campionato, un po' perché il Pescara in trasferta nel 2020 ha raccolto una miseria. Una vittoria sola col Pordenone e il sofferto pareggio di Venezia. Insomma, bisogna fare una forte professione di fede per credere che il Pescara possa andare ad espugnare il Bentegodi. Servirà la partita perfetta, capacità di soffrire, gestire i momenti e magari anche un briciolo di buona sorte. Considerato che Sottil, e questa è la parte negativa della serata dell'Adriatico Cornacchia, avrà delle assenze da fronteggiare. Sicuramente Bocic, squalificato. Sicuramente Balzano, la cui esperienza faceva comodo, ma il problema al flessore ne ha forse decretato la fine anticipata della stagione. E poi quel Manuel Pucciarelli, ex della gara e di proprietà del Chievo, inserito a inizio di ripresa, è stato decisivo con l'assist per il gol partita di Maniero, ma ha chiesto il cambio a 6 minuti dalla fine. Continua a soffrire nel punto dove il muscolo si è strappato in quel famigerato primo allenamento in biancazzurro e la sua presenza è a forte rischio. La consolazione è il ritorno di Galano, che ha smaltito le 3 giornate di squalifica. Curiosi i corsi e ricorsi. Verona, ma sempre fronte Hellas, negli ultimi 10 anni è stata una tappa fondamentale per il Delfino, nel bene e nel male. Il 2-2 nella finale playoff di 10 anni fa, la vittoria alla prima di campionato del Pescara dei sogni di Zeman, la semifinale playoff dello scorso anno. Ed il Bentegodi sarà ancora decisivo, così come ci sarà da esorcizzare l'incubo Aglietti, che 14 mesi fa da allenatore dell'Hellas spezzò i sogni di promozione del Pescara ed ora da tecnico del Chievo si frappone fra il Delfino e la salvezza. Il Chievo deve vincere per essere certo dei playoff. In caso di un solo punto c'è una combinazione che lo escluderebbe dalla post-season: le vittorie concomitanti dell'Empoli, praticamente certa, con Livorno, e della Salernitana, possibile, con uno Spezia che ha già la testa ai playoff, e poi contestuale pareggio tra Frosinone e Pisa. Se invece il match dello Stirpe dovesse finire con il successo di una delle due, il Chievo sarebbe dentro con un pari, a meno che l'Empoli non vinca con il Livorno con 12 gol di scarto. Al Pescara il pareggio potrebbe bastare, ma in questo caso bisognerà guardare gli altri risultati. La salvezza arriverebbe in caso di sconfitta del Perugia a Venezia, oppure in caso di pareggio del Perugia, ma con contestuale vittoria del Cosenza sulla Juve Stabia. Ci sarebbero 3 squadre, a quota 46, e la classifica avulsa premierebbe i biancazzurri, mandando ai play-out Cosenza e Perugia. In caso anche di sconfitta dell'Ascoli contro il Benevento, classifica avulsa con 4 squadre a 46, salve Perugia e Pescara, play-out per Cosenza e Picchio. Lo striminzito successo con Livorno ha cancellato peraltro l'incubo della retrocessione diretta, ma attenzione, venerdì, prima delle gare dell'ultima giornata, il Collegio di Garanzia del CONI darà il suo verdetto sul ricorso del Trapani, sui 2 punti di penalizzazione comminati dalla giustizia endofederale. In caso di restituzione anche di un solo punto ai siciliani, per il Pescara si riproporrebbe lo spettro della retrocessione diretta nella peggiore delle ipotesi, e cioè sconfitta al Bentegodi e contestuali vittorie del Cosenza con la Juve Stabia e del Trapani contro un Crotone già promosso. Campagnaro del Grosso.